eravamo in 25, quindi c'era, come minimo, c'era 6 o 7 bambini, poi c'erano gli uomini, quando si venivano, andavano a lavorare, venivano a casa, il latte, quella roba lì non ci mancava mai, il latte, il pesce, perché c'erano le fosse lì, mio papà, veniva, facevamo 3-4 tavole, perché eravamo in 20, c'era gli uomini più anziani, poi c'era le donne, quello che non davano il latte. Ah, perché c'era differenza? Eh sì, quelle che davano il latte andavano con i bambini più piccolini e le donne più, e poi dopo c'era la Sdora, che era la mia zia, quella celesta, sì, e rimaneva a casa una sposa aiutarci, perché a mezzogiorno aiutare la Lia, perché in 25 poi i cosi, quelli che andavano a barrare presto venivano a casa a far colazione. Ah sì, perché verso le 10 tornavano? No, nelle 8:30 che andavano, si alzavano anche le 2 di notte quando c'era andare a tagliare la canna per quelle cose. Sì. E poi c'era la stalla con tante bestie da lavorare, e lì c'era quello che lavorava dentro le bestie, uno o due secondo, e lì dopo venivano a casa a fare colazione, facevano la colazione, poi andavano via ancora loro a lavorare fino a mezzogiorno, e il pisolino lo facevano a mezzogiorno, d'una mezz'oretta o un'oretta tra sì e no, poi al lavoro fino alla sera tardi. Che dopo quando c'era il sole, era buio quando ritornavano a casa.